Non credo che sia esattamente legale registrare con questi capelli. Ciao ragazzi, oggi andiamo a concludere il primo turno di questo torneo. Esatto, andiamo a vedere le battle di Serie B più 70 e Under 14. E ovviamente ci vediamo stasera in live per sorteggiare il secondo turno di queste categorie, che nel caso dell'Under 14 sarà direttamente la finale. Vi avviso che i vostri set della finale verranno visti da un atleta di fama internazionale. Questo anche per Serie B-70 e Serie A. Quindi per chi passa il turno, in bocca al lupo e mi raccomando, fate bella figura. Detto questo, raga, buona visione e partiamo subito. La prima battle vedrà scontrarsi Nicolas Matassa contro Emanuele Villari. Perfetto, partiamo Nicolas Matassa. Vediamo che parte con croce agli anelli, non male, mancava veramente poco per arrivare in linea. Va in front, no, back supino alla sbarra, pulito, ci sta, pulito. Front lever one leg advance in presa mista. Sale su, comunque sta cercando di legare abbastanza con il flow. E torna in front lever, one leg, advance, back lever, full, e basta. Allora, per quanto riguarda la completezza, non è che ci siamo tanto, nel senso, hai fatto praticamente solo statiche, a parte il croce pull, hai fatto praticamente solo statiche. Mi hai portato la croce e mi hai portato back e front, quindi effettivamente sono tre skill. Di back e front mi hai fatto praticamente solo la statica. Facciamo 6, dai, 6. Per la difficoltà non hai osato, però hai fatto le cose abbastanza pulite, quindi lo apprezzo. Quindi 6 e mezzo. Per quanto riguarda la pulizia, qua invece ci sei abbastanza, sei stato molto pulito. Quindi mi sento di darti un 7 per la pulizia. Per quanto riguarda il flow, hai semplicemente fatto una croce, poi hai fatto praticamente tutto un set alla sbarra bassa. Devo dire che come collegamenti c'eravamo, ma purtroppo non posso andare più sopra del 6 e mezzo. Per un totale comunque di 26 punti, veramente non male. Balziamo al set di Emanuele. Eccoci qua, set di Emanuele. Parte front lever, one leg. Forse un pochettino altino. Fa un pull. Sì, ancora un po' altino. Un altro pull. Vediamo che cosa ci propone. Si gira e va in back lever full. Gambe un po' cadenti, questo pull un po' squadrato. Stai peccando un po' di pulizia, devo dire. Invece questo back lever finale è buono. Pull molto squadrato. C'è da dire che la sbarra è anche bassa. Scende e va in planche one leg molto bassa, Ema. Come livello di completezza siamo più o meno lì. Forse mezzo voto in più perché hai portato oltre alle statiche. Oddio, oltre alle statiche anche le dinamiche, quindi dai, 6 e mezzo. Come difficoltà del set, Nicolas ha portato praticamente le stesse cose, solamente che i suoi one leg erano in advance stack. Ha usato una presa mista, tu sì, hai fatto più dinamiche, più o meno vi equivalete, quindi dai, 6 e mezzo. Per quanto riguarda la pulizia, invece qua devo dare un 6. Per quanto riguarda il flow, qua siamo praticamente sulla stessa linea d'onda, quindi 6 e mezzo anche per te. Per un totale di 25 punti e mezzo, quindi Nicolas passa il turno soltanto di mezzo punto. Complimenti Nicolas e complimenti anche Emanuele per esserti la giocata. Perfetto, andiamo avanti, prossima battle, Samuele Antonini contro Lorenzo Angeli. Partiamo dal set di Samuele Antonini. Vediamo, si posiziona in half lay front, abbastanza buono, devo dire. Back lever full, va in negativa e non tiene l'isometria, quindi la consideriamo solo una negativa di back lever. One leg front lever pulse, molto buono. Il secondo era un po' altino di front lever, ma il pulse è buono. Anche l'ultima tenuta altina, però comunque buona linea nei pulse, bravo, non ti sei perso. Tuck planche, isometria buona, push up meno, ancora sono praticamente dei dip,
e l'isometria finale. Peccato, peccato perché stavi andando bene a livello di pulizia. Per quanto riguarda la completezza, hai portato spinta e tirata sia statiche che dinamiche. Quindi 6 e mezzo. Mancava un po' di verticale, un po' di freestyle. Però dai, tutto sommato 6 e mezzo è un buon voto. Difficoltà del set. Qua non siamo su una difficoltà incredibile. Ti do 6 e mezzo perché i pulse erano fatti molto bene. Quindi fare dei pulse così è abbastanza tosto. Per quanto riguarda la pulizia, c'è stata una prima parte molto buona e una seconda parte. Quindi facendo una media, anche qua siamo sul 6,5. Per quanto riguarda il flow, non c'è stato tutto questo incredibile flow. Hai praticamente fatto due set separati, uno alla sbarra bassa, uno alle parallele. Hai collegato un po' le cose, un po' le statiche con le dinamiche. Quindi dai, 6,5 pure qui. Poker di 6,5. Per un totale di 26 punti. Ecco qui il set di Lorenzo Angeli. Parte con un one leg front, un po' imbarchettato, ma sembrava buono. Scende, back lever, vai in linea, vai in linea, vai in linea. Ok, ci siamo. Ci siamo. Che con l'altalena non è molto stabile, non so come fai a fidarti. One leg pull, buoni, belli compatti, bravo. Advanced tuck front, buono. Sei un po' protratto, con le scapole, devi stare un po' più neutro. Scende alle paralleline. Tac, stessa cosa perché vale per come si chiamava? Samuele. E poi front lever pull in advanced tuck, che però mi sa che devo annullarti. Ti conto l'isometria in advanced tuck, ma non il pull. Comunque cambia poco, eh. A livello di completezza siamo lì. Siamo lì, praticamente uguale a Samuele. 6,5 anche per te. Difficoltà del set. Anche qui effettivamente mi sento di dar lo stesso voto. 6,5, gli elementi erano simili, fatti anche in modo simile, quindi secondo me 6,5 è giusto. Per quanto riguarda la pulizia, ci siamo ancora lì. Effettivamente gli elementi erano buoni, a parte la planche, ma anche la planche di Samuele, appunto, era in questo modo. Quindi siamo su 6,5 anche qua. Forse il flow potrebbe decidere questa battle, nel senso che Samuele ha utilizzato due attrezzi, dividendo il set praticamente in due mini set. Invece tu ti sei spostato un po' di più, spezzando molto il set nella parte finale. Quindi questa battaglia viene decisa proprio qua. Ti do 6 per il flow e quindi con 25 punti e mezzo non riesci ad aggiungere i 26 punti di Samuele, che passa il turno. Prossima battle, Antonio Martorana contro Lorenzo Monticelli. Let's go. Partiamo con il set di Antonio. One leg front pulse. Il primo non bellissimo, il secondo un po' meglio. Squadri leggermente, squadri leggermente. Si gira, va in back lever. Buono, avrei preferito che un po' più di isometria perché stavi andando bene in linea, ma l'hai persa praticamente subito per pulsare. L-sit, buona. Advanced tuck, buona. Devo dire buona. Push up praticamente inesistente. E muore. Concluso con un L-sit to tuck. Come completezza, front, back e planche, sia statiche che dinamiche. 6 e mezzo. Difficoltà del set, siamo sul one leg front, back lever full e planche advanced tuck. Più o meno a livello degli scorsi set. Mi sento di dare 6 e mezzo anche qua. Per quanto riguarda la pulizia, ci siamo, a parte i front lever pulse che erano leggermente proprio squadrati, i back lever pulse erano buoni, L-sit to tuck advanced tuck planche era buono. Comunque era tutto buono e pulito. Quindi qua andiamo anche sul 7. Per quanto riguarda il flow, spezzatissimo set, veramente spezzatissimo. Anche il passaggio da front a back sei dovuto girare. Fatto sei anche caduto poi per fare il sit-to-tuck planche. Quindi 5 e mezzo. 25 punti e mezzo per Antonio. Vediamo se Lorenzo riesce a fare meglio. Ecco qua il set di Lorenzo. Parte con uno straddle front un po' imbarchettato, back lever full alto, abbastanza alto questo Lorenzo. Poi si ferma, si riposa un attimo, si piglia un caffè, un cappuccino. Tuck planche, push up, non buoni, alti. L-sit buono.
Si ferma, si prende un altro caffè. Quanto caffè bevi, Lorenzo? Front lever, one leg neutro. Devi lavorare un po' sulla linea del front, eh. Ti vedo abbastanza imbarchettatino. E conclude con dei tuck front pull up, presa neutra. Come completezza, hai peccato sulla planche. Nel senso, nella completezza vale anche il livello che porti nei vari elementi. Perché se porti front full pull up, poi fai tuck planche, non sei tanto completo. Quindi mi sento di fare rapporto con Antonio e darti 6. Per quanto riguarda la difficoltà del set, anche qua non siamo sul livello incredibile. Quindi se devo fare il rapporto a Lorenzo, devo dare 6. Per quanto riguarda la pulizia, anche qua Antonio è stato superiore, secondo me. 6 e mezzo per Lorenzo. Per quanto riguarda il flow, anche tu hai peccato come Antonio, quindi devo darti lo stesso voto, 5 e mezzo. Per un totale di 24 punti, quindi Antonio si aggiudica questa battle e passa al turno successivo. Ultima battle per quanto riguarda la serie B più 70, Antonio Davi contro Brady Pescarella. Partiamo con il set di Antonio, parte El Sit. Tuck planche, advanced tuck planche, però chiude subito in tuck, push up. Ragazzi, sui push up avete un problema, perché salite così e poi vi buttate in tuck. Invece dovete stare belli sbilanciati quando fate i push up. Poi allarga, va in wide tuck planche, si gira, si fa un po' così con le mani, one leg front. Non mi è piaciuto tantissimo. Piede alto, culo un po' basso. L front pull, mezzo rom. Poi scende in front tuck. Anche tu, però, hai superato i 45 secondi. L'ultima, le ultime cose, vabbè, front tuck, non ti conto. Ok, Antonio, hai portato praticamente planche e front. Sì, hai portato anche le dinamiche, però non c'è tutta questa grande completezza. Praticamente hai fatto un set di sole due skill. Quindi 6. Dovevi aggiungere qualcos'altro. Per quanto riguarda la difficoltà del set, non siamo una difficoltà altissima, anche considerato come hai fatto il one leg front. La planche è praticamente sempre portata in tuck. I push up erano non in linea. Quindi comunque non siamo su una difficoltà incredibile. Siamo anche qua sul 6. Per quanto riguarda la pulizia, qua non sei stato proprio impeccabile, ma non sei stato neanche malissimo. 6 e mezzo. E come flow hai diviso il set in 2, 6 e mezzo. Per un totale di 25 punti. Eccolo qua. Brady parte con una V-sit to tuck planche. Push up, ok, l'ha recuperato verso la fine, il secondo non ci stava, Brady, si vedeva che non l'avevi. Poi va con una bent arm planche, qua ti stai un po' aiutando coi gomiti, eh. Ti stai un po' aiutando coi gomiti, la bent arm dovrebbe essere completamente libera. Vai in tuck planche con una presa così. Si sposta, va alla sbarra. Si gira full front, eh sì, full front, full back, questo buono, devo dire. Leggermente le gambe cadenti verso la fine, ma non male. E front tuck pull up. Ok. Come sempre, raga, vi invito a non fare paragoni tra i voti che do in una battle e i voti che do in un'altra battle, perché io mi baso sempre sulla proporzione tra i due sfidanti. Quindi uno in un'altra battle potrebbe aver fatto meno punti, ma un set migliore di una persona in un'altra battle che ha fatto un set peggiore. Però state tranquilli che faccio sempre la proporzione tra gli sfidanti. Per esempio, Brady è stato leggermente più completo di Antonio. Ha portato un ottimo livello in back, comunque un back full, una buona planche con dei buoni push up, ma un front lever tuck. Lo devo premiare semplicemente perché ha portato anche più elementi. Quindi 6 e mezzo di completezza per Brady. Per quanto riguarda la difficoltà del set, anche qua secondo me siamo leggermente sopra ad Antonio. Quindi 6 e mezzo per la difficoltà. Per quanto riguarda la pulizia, anche qua Brady secondo me è stato più pulito. Quindi mi sento di dare mezzo voto in più. 7. Ecco, forse Antonio ha qualcosa in più riguardo al flow, perché comunque Brady ha fatto il set alle parallele, poi ha spostato la parallela, poi è tornata alle parallele, poi è andata alla sbarra. Anche dando 5 e mezzo, Brady arriva a 25 punti e mezzo e quindi batte Antonio e si aggiudica la semifinale di questo torneo. Bene, raga, passiamo al primo turno dell'Under 14. La prima battle vedrà scontrarsi Vincenzo Russo contro Leonardo Cappelletti.
Andiamo a vederli. Sì, lì il letto è disfatto, lì ci sono dei cuscini per terra. Ma mi sono appena svegliato e non ho tempo per sistemare, se volete vedere il video. Quindi non rompete. Bene, partiamo col set di Lorenzo Cappelletti. Parte con una Straddle. Perché? Perché? One leg, anche questa non è eccezionale. Sonno. Back lever full, non hai tenuto neanche un'isometria. Allora, front lever, back lever one leg. Poi cosa ci regali? L-sit a terra. E niente. Allora, Leonardo, non ci siamo. Non ci siamo. Cosa sono quelle planche straddle aperte, chiuse subito? Tutte con le braccia piegate, non tenute. Anche la one leg non tenuta. Se non riesci a tenere una one leg, come speri di poter fare una straddle? Probabilmente se hai un attacco è già tanto. Quindi veramente non capisco questa voglia di andare in straddle per poi fare questo. Quelle planche non sono neanche da considerare. Quindi per quanto riguarda la completezza, il massimo che posso darti è 6. Per quanto riguarda la difficoltà del set, visto che la planche era inesistente, il front lever non era neanche bellissimo e non erano neanche tenute le skill. Quindi veramente il massimo che posso darti qua è 6. Per quanto riguarda la pulizia, ne abbiamo già parlato. Le planche sono proprio da togliere come esercizi. Alcuni front lever che hai fatto erano alti. Devo darti 5,5, mi dispiace. Per quanto riguarda il flow, hai fatto quelle cose a terra. Poi sei passato alla sbarra e più o meno hai collegato bene le cose. Però poi sei risceso. Quindi anche qua più di 6 non posso darti. Per un totale di 23 punti e mezzo. Andiamo a vedere il set di Vincenzo. Ecco qua, Vincenzo parte advanced stack front. Non cercate di non oscillare. Back lever straddle, leggermente tenuto, advanced stack front, sedere un po' altino, Vincenzo. One leg, back lever pull, buono. Questo no, questo non sei andato in linea. E ancora advanced stack pull up, eh sì, pull up, front lever. Poi corre, va alle paralleline, tac planche. Occhio alla depressione scapolare perché la perdi. E poi ritorna lì e advanced stack front lever e one leg back lever pulse. Anche se il pulse dovrei togliertelo perché effettivamente erano già scaduti i 45 secondi. Ah, ragazzi, tutto sommato qua non è che siamo messi male. Completezza, front, back, planche, dinamiche statiche. Questo è più di Leonardo. 6,5 per la completezza. Per quanto riguarda la difficoltà del set, la planche stack che ha fatto Vincenzo era sicuramente più difficile del straddle, del one leg che ha fatto Leonardo. Ha portato back lever full, one leg pulse. Andiamo a dare più difficoltà a Vincenzo. 6,5 anche per la difficoltà. Per quanto riguarda la pulizia, qua siamo nettamente sopra. Se a Leonardo ha dato 5,5, Vincenzo si merita un 6,5. Per quanto riguarda il flow, qui non ci siamo neanche qua. Sei andato, hai fatto un bel set alla parallela bassa. Poi ti sei spostato e poi sei ritornato lì. Quindi stesso voto, 6. Per un totale di 25 punti e mezzo. Quindi Vincenzo vola in finale. Leonardo veramente ragiona su quello che hai portato. Sono elementi che non hai, non puoi farli. Devi lavorare tecnico in allenamento, se no veramente non arriverai mai a quelle skill. Ragionaci, pensaci. Seconda battle per l'Under 14, Roberto Barretta contro Ermenegildo De Angelis. Andiamo subito. Ecco qua il set di Ermenegildo. Parte muscle up agli anelli, L-sit, ottimo, V-sit, ottimo, scende, bellissimo questo flow, grande, ottimo, bravo, 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 veramente bravo. Bandiera full, non malissimo, pull up, devo un po' risparmiarlo, però bandiera, ottimo, non l'ha portato ancora nessuno. Back lever full, straddle pulse. Oh raga, questo è un bel set. One leg front pull up. Oh raga, niente male. Come completezza devo dire che ci siamo. Certo, mancava il puro esercizio di spinta. Completezza 7. Per quanto riguarda la difficoltà del set,
non era neanche così facile. El Sith e V-Sith, soprattutto agli anelli, spesso sia il front lever ma non sia la bandiera, come me tra l'altro. Quindi qua mi sento di dare anche un 7. Come pulizia ci siamo, raga. Il back lever era pulito, il front era pulito, la bandiera era abbastanza pulita, si è perso un po' nella dinamica. V-Sith mi sembrava ottima, quindi raga, 7 anche qua. Per quanto riguarda il flow, se avessi portato solo gli anelli, front e back, potevi farli anche gli anelli. Cioè, dopo tutto quello che hai fatto, V-Sith, giri, giri, muscle up, cioè, era bello come flow. Ti avrei dato 7 se avessi cambiato solo due attrezzi, ma ne hai cambiati 3, quindi ti do 6 e mezzo, per un totale di 27 punti e mezzo. Complimenti, Ermenegildo. Adesso andiamo a vedere il set di Roberto. Eccolo qua, il set di Roberto parte con un front lever raises full ROM, un po' come vedete chiuso, un po' imbarchettato, come ormai dico sempre. Blocca il front lever, anche questo non mi sembrava linea perfetta. Ragazzi, dovete cercare di fare le riprese meglio possibili, perché io da qua posso anche sbagliarmi sulla linea. Poi vai in back lever one leg, si ferma, ci pensa un attimo, prende 2, 3, 4 caffè, advanced stack touch, non proprio, poi advanced stack pull up. Per quanto riguarda la completezza, solo front e back, e neanche tutto sto back, Roberto. Quindi 5 e mezzo. Difficoltà del set, considerando, allora, se avessi fatto i raises full ROM fatti bene, avresti preso un altro voto decisamente. Diciamo che qua come difficoltà stiamo sul 6. Per quanto riguarda la pulizia, non sei stato pulitissimo anche nei front pull up alla fine. Poi ovviamente la ripresa era quello che era, mi hai ripreso un po' male. Massimo ti posso dare 6 e mezzo. Per quanto riguarda il flow, hai spezzato tantissimo il set, e qua, facendo il paragone con Ermenegildo, se a lui ho dato 6 e mezzo, a te devo dare massimo 5 e mezzo. Quindi Ermenegildo si aggiudica questa battle e vola in finale. Ultimo set per l'Under 14, Giuseppe Grillo contro Angelo Ungaro. Vediamo. Ecco qua il set di Giuseppe Grillo. Parte con una croce assistita, pulse ottima, ottima devo dire. Scende, si sistema, front lever straddle, full non lo conto, pull non male, advanced stack, pull up non male, leggermente la linea spezzata. Bravo che hai aperto i one leg, perché lo straddle non lo avevi. E back lever, anche questo abbastanza buono. Ok, ok, ci sta. Vai, fammi una bella planche. Ah, ok, adesso la linea c'è. Pin advanced stack. Ok, non male, non male. Completezza, hai portato front, back e planche, sia statica che dinamiche. Quindi 6 e mezzo, ci sta tutto. Difficoltà del set, siamo su una difficoltà abbastanza importante. Comunque croce assistita pull, l'hai tenuta ben 2 volte. Back lever full pull, secondo me 7 ci sta tutto. Per quanto riguarda la pulizia, sei stato abbastanza pulito, Giuseppe. La croce era pulita, front lever era pulito, back lever era abbastanza pulito, quindi dai, voglio premiarti e ti do 7. Per quanto riguarda il flow, forse qua non ci siamo proprio così tanto. Dopo la croce sei sceso per sistemare le mani, per fare front lever e back, e poi ti sei spostato alle paralline basse. Tutto sommato comunque non malissimo, quindi 6 e mezzo, per un totale di 27 punti. Passiamo ad Angelo e vediamo cosa ci riserverà. Ecco qua, parte Angelo Ungaro, back lever full, non tenutissimo, va, keep, sale, Elsie Taglianelli, scende, parallele basse, straddle planche, non tenutissima, scende, 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 dalle perché scendete tutti, Victorian, pull ma non c'era, front lever, braccia piegate, ti ho visto, e culo basso. Peccato Angelo, cavolo, l'altra volta hai fatto un set della madonna. Allora, come completezza, qua ovviamente ci siamo. Però nel senso, quel full front lever non era poi così tanto front lever, quindi non posso contartelo come un vero
front lever. Ovviamente so che lo hai, ma io devo valutare il set. Tutto sommato, come completezza, visto che hai fatto il set agli anelli, hai fatto la keep, ti do 6,5 come Giuseppe. Però dovevi portare un po' più di dinamica, effettivamente. Difficoltà del set, considerando che Angelo le tenute non le hai fatte, non le hai tenute, quindi 6,5. Di pulizia non sei andato malissimo, ma è il fatto che non hai tenuto le cose. Quindi effettivamente mi posso basare su mezzo secondo di planche e un secondo di back lever. Il front era veramente sporco, quindi massimo posso darti 6,5 anche qua, sempre ovviamente facendo il paragone con Giuseppe. Per quanto riguarda il flow, converrai anche tu che effettivamente te la sei presa veramente con comodo. Qui veramente massimo 6, Angelo. Quindi Giuseppe si aggiudica questa battle. Complimenti, passi in finale. Bene raga, io vi ricordo che stasera ci troviamo su Twitch in live per andare a sorteggiare il secondo turno di queste categorie. Seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun altro torneo di questo tipo. Vi ricordo che a 1500 iscritti andiamo a fare quello di Endurance. E noi ci vediamo nel prossimo video, raga. Grazie mille per la visione. Bella!